Eccoci qua, siamo in diretta. Buongiorno a tutti ragazzi, buon pomeriggio ragazzi e ragazze. Siamo in diretta. Argomento molto serio ragazzi quest'oggi, molto serio, molto delicato, perché probabilmente tanti di noi ci sono passati, me compreso, le superiori, ne parleremo un'altra live. Un'oretta, un'orettina questa live. E nada. Aspettiamo qualche minuto che arrivano i follower e poi cominciamo. Abbiamo un ospite, come vedete, Jerry. Ciao raga. Tra l'altro alla mia maglietta, senza neanche farla apposta, tra l'altro, ce l'hai messa così. E vabbè. Maglietta di Stranger Sphinx, nuova, presa oggi, tra l'altro, bellissima. L'ho visto, ho detto non posso non prenderla, perché è troppo figa, perché non ce l'avevo. Troppo bella. Mi date un feedback sulla musica? No? Ok ragazzi. Sì, c'ho il mouse qua sulla poltrona, cioè sono distante dal PC, però ho il mouse senza fili sulla poltrona. È un po' scomodo perché non ho spazio, cioè devo fare tipo così, però è più comodo. Grazie Stream Elements intanto che mi dà sempre supporto. Ciao Pela, benvenuto, buon pomeriggio a te. Inizia a cantare. Già inizia a cantare. Ma ti prego. Tanto ragazzi, ripeto che oggi è l'11 settembre, ragazzi, un giorno molto... Cioè io proprio gli argomenti tosti, proprio nei giorni tosti devo scegliere giustamente. Oggi è l'11 settembre, l'anniversario appunto di Torre Gemelli. Inizia la scuola, ecco, referenziale. Tu c'è la scuola? Ma sì. Tu quando è che inizi la scuola? 14. Cioè che è lunedì? Lunedì prossimo? Sì, questo. Ok. Un casino insomma, un bordello. Ok, intanto do il benvenuto a tutti, vedo che siamo in tre spettatori. Già. Ok. Brutto giorno oggi, sono stato anche al museo di New York. Beato te che sei stato a New York, io ancora non sono mai stato. E mi piacerebbe un giorno andarci, anche in Giappone ragazzi ci voglio andare. Comunque sì, oggi è un giorno triste perché è l'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle a New York, quindi... È vero! Buongiorno! Sì! Sarà buon ora! Sì, è un giorno tosto, e noi nel giorno tosto facciamo un momento tosto, perché giustamente... Jerry, inizi lunedì anche te? Sì! Inizio anche lui. Allora inizia anche lui. Tu Guglielmo, quando è che devi. Che classe devi fare? Non mi ricordo. Superiore anche tu, vero? No. O sì. Fai la stessa età, mi sa. Non lo so. Ecco Jasmine. Uelele, sono qui con Madda. Ciao Jasmine, ciao Maddalena. Intanto. Prima superiore. Ah, ok, quindi come te. C'è la stessa età tua. Perfetto. Mi date un feedback se si sente bene, cioè se sente un po' la musica di sottofondo, si sente un po'? Ragazzi, ancora 2 minuti iniziamo l'argomento, eh? Lele, non è la prima volta che te lo dico che ho l'età di Jerry. No, sì, no, era per capire se avevate proprio la stessa identica età, andavate la stessa identica classe, insomma, cioè lo stesso anno. Per quello.
Ma poi Bella, c'ho tante cose per la testa, quindi. Ecco. No, lui è Firenze, però qua è tutto stessa okay. Cioè nel senso prima superiore. Firenze non lo vinci. Non è un caso, è tutto c'è un ragionamento. Jerry, che scuola farai? Cioè non dire, cioè dici in che settore, nel senso cosa farai? Sarò meccanica meccatronica. Che lavoro nel computer ma elettronica. La meccanica e tutto. Ok ragazzi, direi che possiamo iniziare a parlare di quello che dobbiamo parlare. L'argomento, come ben avete visto dal titolo della live, è il bullismo. Quindi parleremo di un argomento abbastanza tosto, no? Sì. Abbastanza sentito. Nei nostri anni, negli ultimi 10 anni, penso che abbia avuto su picco questo fenomeno che accade appunto nelle scuole, e non solo, perché poi si potrebbe parlare anche di cyberbullismo che avviene dietro il computer. Quello è molto. Oddio, non lo so, sono entrambi brutti, diciamo. Io sicuramente vi posso dare una conferma, una testimonianza, perché comunque ho sofferto anche io di bullismo alle superiori. Lui non so, non hai mai sofferto di bullismo tu, però comunque l'hai visto a scuola, sì, sicuramente. Sì, sì. L'avrei visto, quindi puoi testimoniare anche tu. Sì, sì. Io in prima persona, ragazzi, vi racconto la mia esperienza. Brutta esperienza. Che ho vissuto alle superiori, precisamente più in prima e in seconda superiore. Poi ciao Kakami, ciao, benvenuto. E niente ragazzi, io ho fatto la scuola alberghiera per 3 anni. Ho fatto solo i 3 anni, ragazzi, non ho fatto 5 anni perché poi l'ho lasciata per semplice fatto, cioè ho preso solo l'attestato dei primi 3 anni. Poi l'ho lasciata perché comunque non mi convinceva il settore dove appunto alberghiero. Diciamo che ero molto insicuro a quell'età. Tu magari mi potrai capire perché sei nel pieno del. Sì, sì. Cioè anche tu penso che fino a, non so, fino a un anno fa non eri convinto di quello che devi fare, penso. Sì, sì. Avevo mi si dice. Sì, avevo dei dubbi perché magari dicevo, io voglio fare, che ne so, per esempio, figlio della vista, no? Ecco. Poi magari il giorno dopo dicevo, voglio fare elettrotecnica, no. Poi quindi ero indeciso tra questi due, perché ero nel dubbio, quello in mezzo. È brutto quando così. Sì, perché hai le pressioni comunque dei genitori, della famiglia. È un po' tosta, ragazzi, come l'adolescenza è un po' tosta. E, dicevo, io ho fatto appunto l'alberghiero, inizialmente ero andato a scuola tutto normale, perché comunque avevo in classe appunto. Toffo93, grazie per il follow, zumbino. Grazie per il follow, grazie mille. E benvenuto a bordo. E comunque appunto andavo alle superiori. E avevo anche dei ragazzi, 2 ragazzi precisamente, che poi sono incolpevoli di quello che mi è successo, che erano più grandi perché erano stati bocciati, penso appunto alle medie, quindi anzi no, erano stati bocciati alle superiori, quindi erano ancora in prima superiore e io appunto, ciao Toffo, grazie mille, benvenuto, bella bro. E quindi c'erano questi 2 ragazzi più grandi che appunto sono la causa di quello che mi è successo. Perché un giorno, un bel giorno, sono svegliati questi 2 tizi. E diciamo che io stavo tranquillo alla ricreazione, ero fuori. Sì, con il mio amico in realtà, ero con il mio amico dei tempi, perché vabbè, quindi con noi, ormai non siamo neanche più amici. Ciao Vale, benvenuta. E insomma, durante la ricreazione mi sento appunto afferrato questi 2, mi hanno portato in bagno e mi hanno minacciato appunto, dammi i soldi se no ti pestiamo. Io lì per lì non sapevo come reagire, perché comunque ero, ragazzi, se mi vedevate alla superiore ero tipo così, cioè non sono come adesso che sono abbastanza, cioè ben messo, ma comunque ho fatto palestra anche con lui, con suo padre, e mi sono un po', diciamo, rafforzato. No, alle superiori ero tipo la metà di lui, quindi
Era proprio un mingherlino. La era lampada. Con gli occhi, sì, praticamente era la lampada, diciamo così. Era con gli occhiali giganti, più grossi della mia testa, e mingherlino, era veramente... Era un po' così, e quindi c'erano questi due che erano più grandi, erano alti, bestioni, e mi hanno appunto minacciato, dicendo che erano i soldi, c'erano questi altri. Io lì per lì gli ho detto la verità, io non ce li ho, perché io, ragazzi, non ero tipo da portare i soldi a scuola, portafogli, eccetera, anche perché... Cioè, ragazzi, per farvi capire anche la com'è cambiata la generazione, io non ho neanche il portafoglio, non c'avevo i miei soldi, veramente, sono alla pane, mi danno la paghetta, i miei genitori, basta, cioè, nel senso... Quindi... Per giochi... Cavolo, sì, e poi vabbè, lavorando. Però comunque non avevo niente, gli dico, ragazzi, per voi io non ho niente, cioè, ero proprio impanicato, perché non sapevo cosa fare, era la prima volta che mi succedeva una cosa del genere. Sì. Diciamo che alla media comunque, vabbè, era molto un bullismo, però non neanche bullismo, cioè l'ha proprio preso in giro, è sfidato così, però sti cacchi. Qua invece siamo saliti a un livello di bullismo un po' più alto, minaccia alla cravatta, comunque minaccia fisica. E lì per lì gli ho detto la verità, io non ho soldi, quindi niente. Poi mi ha detto, allora dacci la tua merenda, proprio classici bulli, allora gli ho dato la mia merenda, è spaventato, mi ha dato un pugno nello stomaco, sono caduto per terra e se ne sono andato. Ragazzi, poi ovviamente non sono stato con le mani in mano, perché dopo quell'episodio sono corso, ragazzi, poi questo messaggio è importante, andate subito a dirlo ai vostri genitori, se vi capita una cosa del genere. O la prof, la maestra? Oddio, non lo so, la prof, la maestra sì... Però no, nel senso, prima i genitori. Però dovrebbero darti anche, però potrebbero anche darti conto. E anche, però se lo dici magari in classe in quel momento, così, no, no. Ditelo prima ai genitori, ragazzi, poi i genitori penseranno a dirlo ai professori e vedere come comportarsi. Io sì. Lo dico chiaramente, io ho mio padre che è stato un carabiniere, ora in pensione, e però a quei tempi lavorava ancora, era tenente dei carabinieri. E sono andato a casa quel giorno, gli ho raccontato tutto i miei, gli ho raccontato, ho avuto anche il coraggio di farlo, perché giustamente un adolescente ha anche paura, magari se gli succede qualcosa del genere, non racconto niente, perché sennò sti qua mi fanno il mazzo tanto ancora di più. Però io in quel momento mi interessava, io ho detto, papà, mi hanno fatto questo, lui si arrabbiava tantissimo, è andato a scuola il giorno dopo, vestito in divisa tra l'altro, quindi penso che si è poi tagliato addosso, e gli hanno detto, se toccano ancora mio figlio... Vedrete, insomma, l'ha minacciato illegalmente, diciamo. E ragazzi, da quel giorno veramente quei due non mi hanno più guardato in faccia. Cioè, proprio sono infilato, hanno passato la testa e sono filati. Probabilmente, non so se avranno avuto anche, diciamo, precedenti penali perché erano più grandi. Non lo so, ragazzi, non lo so. Dalle facce penso di sì, però comunque, non lo so. Allora, adesso è un attimo che vi leggo un po', che mi sono perso. L'adolescenza è un momento delicatissimo, purtroppo molto sottovalutato. Molti lo sottovalutano, vero? Ragazzi, purtroppo così presto ho dovuto andare. Ciao Pela, è stato un piacere anche se per poco. Le tante cose in cui mi pento oggi è perché non mi hanno guidato nel giusto modo quando ero un ragazzino. Proprio da film americano, misera, non sono manco bulli questi, sono stato anche fortunato nella mia sfortuna. Sì, diciamo di sì, perché comunque erano proprio tizi che magari si portavano anche un coltellino dietro, ragazzi, per quanto sì. Ne so, anzi una volta mi è capitato di vederlo, cioè mi hanno minacciato, cioè perché io, ovviamente mio padre, gli ho detto il giorno stesso che sono tornato a casa, però comunque io sapevo, li avevo visti comunque, ragazzi, che loro avevano anche coltellino, cioè in classe, è una cosa tosta, quindi mi è andata di culo, cioè in un certo senso sì, mi è andata anche di culo, perché non mi hanno minacciato col coltellino, ragazzi, perché insomma sarebbe stato ancora più grave, e perché lì non è più una questione di bullismo, cioè ragazzi, lei minaccia proprio di vita, perché... Sì, era... Quindi, ma chi è questo ragazzino? Vale, non... Sinceramente non mi ricordo neanche i nomi, mi ricordo il nome solo di uno, ma non voglio dirlo perché non voglio dirlo, sinceramente. Per fortuna sono casi, però ci sono e come. È un argomento molto sottovalutato da alcuni, questo, ragazzi, del bullismo. Stessa cosa per il bullismo, per il cyberbullismo. Adesso te la parola un attimo a Jerry, perché voglio capire magari se tu hai assistito a scuola
cioè magari non di questo livello, però comunque presi in giro. Vado a portarsi col cortile a scuola. Ed è, un buo, ed è una cosa buona, perché comunque... Sì. Però, sì, è successo anche cyberbullismo, tramite Insta, Facebook, WhatsApp, ho visto tante cose. Comunque, ci tengo a dire che poi c'era una ragazza che veniva a scuola con me, però non nella stessa classe. Poverina, questa ragazza aveva un ragazzo, appunto, della sua classe, cioè stava insieme a un ragazzo in classe con lei. Lei una volta ha passato le foto di nuda al suo ragazzo, giustamente, e lui l'ha pubblicata su WhatsApp, sui gruppi. E lei appunto ha rischiato anche una cosa brutta, comunque, di togliersi la vita, di dissocio per Twitch, però ha rischiato anche quello per questa cosa, perché ragazzi è pesante, cioè pensate, l'umiliazione che senti in quel momento. Sono cose, ragazzi, che... questo è il revenge porn, poi, tra l'altro, cioè nel senso, mi dissocio, Twitch non sto dicendo nulla di sessualmente esplicito, dico solo che comunque è il termine che si usa in questi casi, ovvero quando una persona si vendica, tra virgolette, anche se non penso che si erano lasciati, penso che lui era semplicemente uno stronzo e ha fatto questo brutto gesto. Esatto, cacà, mi c'è una coltellata, te ne vai, nel senso, ti vergogna. Tuo fratello. Ah, lui chi è il ragazzino? No, è mio cugino. È Jerry, mio cugino. E niente, quindi tu hai visto comunque episodi, non così gravi, però ci sono stati episodi. Sì, ho visto anche un bagno, tipo, agli elementari, sì. Là c'era, sono andato in bagno, c'era questa ragazzina che aveva, cioè, aveva gli occhiali, cioè aveva gli occhiali, no? Poi sentivo tipo non picchiare così, c'era uno con il righello, quello rosso, quello lungo, no, il righello da 15 centimetri, ah, okay. Ce l'avevo in mano, buttata la gola qua, lo usava come arme? Sì, all'elementare? Sì, andiamo, pazzesco, ragazzi. Pazzesco, cioè già all'elementare iniziano. Comunque, ragazzi, è un problema di oggi, della società di oggi, comunque. E quello che l'ha fatto, quello che ha fatto Grigello, era anche un mio ex amico. Ah, bene. Non è male che... Non l'hai più. Non volevo mettere quel paese, va. No, più che altro, ragazzi, ti fai vedere. Appunto, come stavo dicendo, è un problema della società di oggi. Cioè, ragazzi, i ragazzini... Adesso non dico a lui, in realtà. Però secondo me crescono in un mondo dove si credono già adulti quando in realtà non sono neanche la metà di quello che pensano. Il problema non sono i ragazzi, sono i genitori. Sono i genitori, però non tutti, dipende, sì, diciamo. Dipende anche, sì, da quello che succede a casa. Può essere che comunque, come dici tu, magari i ragazzini hanno problemi a casa con i genitori perché, non so, litigano oppure... Sì. Comunque, semplicemente non insegnano l'educazione bene, e cresce così, insomma. Purtroppo, ragazzi, appunto, è uno dei problemi seri, secondo me, di questo presente. Cioè, io mai mi sarei immaginato nel futuro, cioè, quando ero ragazzino, mai mi sarei immaginato nel futuro di vedere tipo, ragazzi più piccoli di me, che vanno tipo alle medie, già che, per dire, fanno comunque cose da adulti, non mi dilungo più di tanto. Perché ci sono ragazzi, ci sono, e come, e lì per lì sono rimasto un po' scioccato, perché sono atteggiamenti, diciamo, non mafiosi, devo dire. No, vabbè, però cioè, la mia ti porta in quella strada, diciamo, cioè, sì, se cresci così ti porti in quella strada. Io purtroppo una motivo, aspetta, io propongo una mozione. Che cavolo sto Twitch che mi chiude la chat. Ok. Una mozione per Lele che utilizza il cugino come sponsor di Scream. No, non sono stato io a dirgli di mettere la maglietta, l'ha messa lui. Comunque sono cose orribili, soprattutto della giustizia. Di solito sono i primi che hanno qualcosa che non è andato bene nella loro vita, esatto.
Sì, ragazzi, diciamo che è brutto, 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 cioè quella cosa è bruttissima. Soprattutto perché secondo me tanti ragazzini, anche della sua età, che comunque crescono in una famiglia non proprio, come dire, una famiglia simbolo, sì, sì. Purtroppo magari non sono merito neanche, nel senso che comunque fanno magari i bulli, però sotto sotto hanno comunque un cuore buono, nel senso, sì. Però fanno così perché, diciamo, non so, stati educati così o semplicemente, non lo so, non lo so, è brutto da dire, ragazzi, ma secondo me la società di oggi è veramente schifo. Anche la folle qua, è molto bello. Qua. Non dire nomi, distacciati, non dire luoghi, non dire luoghi. Vabbè, comunque. È successo anche là. Immagino. Sì, perché, vabbè, là si è frequentato sempre da una ragazzina. Cioè, però alza la voce perché è quello che non ti sente. Cioè, comunque quelli più piccoli di me, cioè, si credono di chissà chi. Cioè, è quello il problema. Dio si interna. È quello il problema. È quello il problema. Cioè, i ragazzini di oggi si vedono già adulti, cioè, proprio... Sì, sentono chissà chi, cioè... Sì, perché nessuno li ha sensibilizzati. Non sarebbe giusto questa roba. Io non me la sento di giustificare chi fa cose del genere solo perché le situazioni familiari sono difficili, perché comunque alla fine creano anche problemi seri ad altre persone, vero? Vero. Sì, diciamo che è un po' una doppia lama, nel senso, sì, va bene che hai problemi a casa, poi giustamente come dice Vale, non per forza di fare lo stronzo anche a scuola, effettivamente è vero, poi dipende comunque dal soggetto. L'ho detto, è una questione delicata e molto difficile anche da giustificare, cioè, non da giustificare, non c'è niente, da capire più che altro, perché magari appunto, come hai detto Vale, hai problemi a casa, però comunque non sei obbligato, cioè, tu hai problemi a casa, là, di fare lo stronzo a scuola, nel senso, sì, sì. Puoi essere un bravo ragazzo, però hai problemi a casa. Evidentemente ragazzi loro lo fanno per sfogarsi, però non capiscono che è il modo più sbagliato di tutti. Tanto c'è la mia canzone preferita di questa playlist, quindi la so. Sì, poi chissà oggi, io parlo di ricordare i tempi miei, oggi non ho idea di come sono i ragazzini, meno male la chiamo perché ti metteste a mano i capelli. Prendi esempio della ragazza che hai fatto. L'esempio della ragazza che ho fatto prima. Cioè, quella ragazza ha provato il suicidio, ok, sì, quella cosa, perché ormai la sua realtà è stata rovinata ed è una cosa orribile. Sì, è una cosa totalmente. Cioè, io mi immedesimo in lei, effettivamente. È bello che la gente la prendeva anche in giro. Cioè, perché poi c'è anche quello, ragazzi, che tu comunque fai una cosa del genere perché pensi che questa persona ti ami. Poi questa persona fa questa cosa, cioè pubblica online le tue foto. E poi la gente a scuola lo viene a sapere, perché tutta la scuola lo sapeva, e ti sparlano. È brutto, ragazzi. Cioè, vedere anche persone normali che ti dicono, ah, quella là è una perché hanno le foto su WhatsApp. Ragazzi, ma no. Cioè, semplicemente la fidanzata con quel tipo era in una situazione intima su WhatsApp e cioè, non c'è niente di male. È stato lui lo stronzo, insensibile. Tanto non so neanche chi era questo tizio, ragazzi. Io conoscevo solo di vista lei. E era anche un po' piccolina, cioè, mi era dispiaciuta. Era una ragazza molto carina. Però purtroppo, appunto, spero che ne è uscita oggi. Nel presente spero che ne è uscita. Ora la saluto, anche se non mi ricordo il suo nome. Però spero che ne sia uscita, almeno spero col cuore. Oggi sono diventati tutti mezze bestie. Per esempio della... Davvero, non leggo da qua, è troppo piccolo. Per esempio della cantone. Si suicidò perché... Mi dissocio da sta parola, però Twitch a volte è strano. Perché l'ex, dopo che lo lasciò, pubblica tutte le sue foto intime, cioè che mondo è. No, infatti, io mi ricordo quel caso della cantone. Sì, ragazzi, purtroppo sono tanti le ragazze che fanno questo gesto dopo essere il state. Mondo, il mondo va così, guidato così. No. Cioè, ragazzi, penso che la società era molto bene una volta, tipo negli anni 90, anni 80.
che non essendoci comunque la tecnologia che c'è adesso, c'erano anche molti meno problemi, ragazzi, perché alla fine c'era molto più, così dice, rispetto. Sì, semplicemente la... cioè c'è, anche a quei tempi c'era chi è lo stronzo, ok, i bulli c'erano anche là. Sì, i bulli sì, ma non è che però queste cose no, non erano possibili perché non c'era neanche i cellulari, cioè c'erano i primi telefoni, quindi quelli così pronti, cioè, quindi è per quello, ragazzi, la tecnologia ci ha fatti evolvere, però allo stesso tempo ci ha fatti regredire in queste stupide, schifose azioni. Sì. E se ci pensate è veramente brutto. Infatti raramente penso al mondo in generale per come è adesso, per come è oggi. Infatti voglio imparare anche a meditare un po', ragazzi, perché stare più a contatto con la natura, perché la tecnologia troppa in abbondanza non va bene. Ciao Brian, ciao bro, benvenuto. Prima i bulli ti rubavano la merendina, i soldini, facevano i chiutini con la battuta. Sì, sì, ora ti picciano, ora ti ammazzano, ragazzi, nella loro occasione ti ammazzano proprio. E questo è il problema della società di oggi. Sì, ti uccidono tutti da soli. Ragazzi, uno dei casi recenti, soprattutto ne sento parlare, è Willy, il ragazzino di colore che è stato ucciso a botte recentemente. Ah sì, quello che le hanno schiacciato quel collo. No, quello è in America. Non li guardi i telegiornali, ho capito. Comunque è morto un ragazzino italiano di colore. Ah, sì, quello pestato. È stato pestato da 3-4 ragazzi palestrati. Ma non sei. Sì. Ecco, l'hanno preso e l'hanno... Ah, ecco, tra l'altro io ci tengo a sapere la tua opinione, perché tu fai palestra, cioè tu ti dedichi con tuo padre, anche un istruttore, sì. Ti dedichi comunque a kickboxing, al pugilato, sì. Cioè tutte le arti marziali, diciamo. Cosa ne pensi di queste persone che hanno fatto questo gesto? Loro si credono combattenti, fighter, no? Come dite voi, no? Sì, si credono chissà chi. Però intanto hanno massacrato un ragazzino, comunque... Sì, voglio sapere cosa ne pensi, visto che tu fai queste cose, le pratiche. Insomma. Allora... Prima di tutto vuole sapere se ti rispecchi in queste persone. No, io non faccio così. Cioè loro hanno detto siamo veri fighter, noi però non mi sembra. Allora, la cosa giusta da fare è usare le arti marziali per picchiare un ragazzino perché sei razzista, vuol dire solo che te ti credi chissà chi e vuoi fare. Ti vuoi mettere, sì, il centro dell'attenzione. Perché poi tra l'altro, ragazzi, mi sono andato anche a lezione loro, la prima regola delle arti marziali qual è? Usare solo per l'autodifesa. Usare solo l'autodifesa, poi disciplina e rispetto. Esatto, grazie. Queste sono le vere parole di un vero combattente, comunque, che va in palestra a praticare arti marziali, non quelle bestie, quei maledetti che hanno massacrato il povero Willy. Mi dispiace tanto per la famiglia, condoglianze, cioè condiglianze in diretta, appunto. Sì, sì. E vedere comunque una vita così giovane spezzata per quattro stronzi che hanno fatto i fighi. E comunque Will, cioè questo ragazzino, si era messo in mezzo, perché non era obbligato, stavo infastidendo di fare un suo amico, si è messo in mezzo per difendere e è morto. Non è stato morto. Una cosa terribile, ragazzi, veramente una cosa orrenda. Sì, alcune volte i bulli si mettono anche qua il coltello qua in mezzo alla vita qua. Sì, sì. Si mettono qualcosa lì, così almeno quando ti tirano i pugni uccidono. I pugni uccidono. Sì, diciamo che è pesante, ragazzi. Pesante. Sì, perché non c'è. Allora, la cosa da fare è non usare le arti marziali per crederti usarle bene, insomma, cioè. Sì, non usarle per scopi personali, per fare il figo. Cioè bisogna usarle con valori, appunto. Insomma, come ho detto tu prima, cioè disciplina, rispetto. E comunque usarle solo per autodifesa, che è la prima regola, ragazzi, per chi va in palestra, cioè, alla fine. La disciplina deve essere sempre. Se non ce l'hai, caccia nel culo per la palestra. esatto.
Hai capito? A quanto pare questi ragazzi non avevano un maestro, non lo so. Non avevano un maestro degno. Non avevo un maestro. Non lo so, perché sinceramente non ho visto. Dava la disciplina. Non ho visto il maestro, cioè non so se ha visto qualcosa di, che gli ha insegnato le arti marziali o se le praticavano loro da soli. Però ho visto video che loro combattevano proprio nelle gabbie, cioè comunque erano, non dico professionisti, però erano lì questi ragazzi, questi, queste bestie qua. Quindi hanno avuto anche precedenti di droga, quindi mi dissocio da Twitch, però hanno avuto anche precedenti del genere. Quindi per ricollegarci alla questione fighter, cioè nel senso, un vero atleta non usa sostanze stupefacenti, questo è sicuro. Un vero atleta sì, va bene, va bene che un ragazzino sostante cose così non è troppo grosso. No, è tolto proprio. Ragazzi, non fate uso di sostanze stupefacenti, vi raccomando, fanno male e soprattutto è una merda, perché fanno male solo la morte. Esatto, ti porta solo in quella direzione, basta. E questi sono, si definivano atleti quando in realtà facevano anche spaccio, quindi un po' persone così, ragazzi, un po' persone di merda, passatemi il termine, anzi senza il po', un po' proprio. Quindi il maestro, cioè, quando lui portava a fare le medaglie, aveva un gesso dentro al pantone. Cioè, ti tirano il cartone e già morto. Giustamente Brian dice, un vero atleta lo fa per sport e non per cattiveria, giusto? E per autodifesa. A me hanno fatto schifo sentire una delle mamme dire, non hanno fatto niente, sono un nero in nero. Ma ragazzi, questo è brutto, cioè questo è veramente... Allora, c'è questo dibattito in Italia recentemente, ovvero l'Italia è razzista? Allora, generalizzare non va mai bene, ragazzi, aspetta, nel senso che comunque... Aspetta, non l'ho detto veramente. Sì, l'hanno detto veramente. Questo è da prendere gli schiaffi. Dissociati, no, vabbè, non è vero alla fine, perché... No, comunque... Cosa vuol dire questa cosa? Non è nemmeno mi fa male. Cosa vuol dire? Attenzione, c'è lo sclero di Jerry in diretta. No, comunque invece... Ma questi da lavarli col fuoco. No, ragazzi, diciamo che non esiste. C'è questo dibattito, ripeto, in Italia. L'Italia è razzista. Non generalizziamo, nel senso, io non sono razzista, lui non è razzista, siamo italiani. Sì, io non sono razzista. Però la gran maggioranza forse lo è, effettivamente. Sì. Ah, diciamo che è una questione molto delicata, nel senso che comunque il paese che viene sommerso dagli immigrati, non voglio entrare in cose politiche perché non è il mio target e sinceramente non mi interessano, però un po' lo siamo, cioè un po' lo so, cioè l'Italia un po' lo è razzista, più che altro forse è stata portata ad esserlo. Chiaro che esistono persone di merda bianche come esistono persone di merda nere, ragazzi. Ogni razza, ogni etnia ha persone buone e persone cattive. Allora, non c'è una distinzione. Io sono razzista quando dico, che ne so, c'è uno di colore che diciamo che ne so, fa qualcosa male, capito? No, però non è giusto dire che sei razzista. No, non è che sono razzista così. Cioè, però a me, cioè, come dire. Io le prendo, cioè io le... Le prendi male queste cose? Sì, io le prendo male perché, cioè, è come dire che, non so, noi andiamo nel loro paese, in Africa, facciamo, non so, kamikaze, boom! Sì. No, allora, così. Aspettate un attimo, perché questo argomento è molto delicato, cioè, sì, diciamo che tu vieni comunque in un paese e rispetta le regole, giustamente. Sì, però, comunque, ci tengo a dire che comunque ci sono tanti immigrati comunque regolari, cioè che lavorano, si fanno un culo così, portano i soldi a casa, hanno famiglia. Cioè, per dirvi, ci sono brave persone di colore di altre razze e ci sono persone di colore cattivissime, ma come ripeto, come anche i bianchi, ragazzi. Cioè, io conosco tantissime persone che sono delle merde umane e sono italiane. Quindi... generalizzare dicendo i neri non esiste proprio nella vita, però c'è gente purtroppo che lo dice, c'è gente che lo fa,
E questo è il problema, capito? Ed è anche il problema. Non è neanche un problema di dire il governo, la politica ha portato a questo, perché no, ragazzi, ognuno ragiona con la sua testa. Se questi stronzi hanno massacrato in botte un ragazzino più piccolo di loro fino alla morte. Era quanto era grande? Era più grande, era Valentina. Secondo me andava alle superiori. Loro penso che erano molto, cioè avevano quasi 30, non lo so, però 25, 27, 28 anni, cioè erano più grandi. Quindi ragazzi, già che ti vai a mettere con uno più piccolo, già quello dice tanto. Non ho parole. Non ho parole, non ho parole. Ok, siamo tutti esseri umani alla fine. Sì, esatto, Brian, siamo tutti esseri umani. Chiaramente ognuno fa i suoi errori, però ragazzi, così è troppo, nel senso. Aspetta, così guarda perché mi ha pensato sulle gengive, scusa se le dico. Sono così intelligente, cioè, come dire che se tu, che tu ti metti a picchiare, che ne so, un bambino più piccolo di sì, come se io picchio un bambino di 11 anni e lo sto uccidendo, cioè. Infatti è una cosa brutta, ragazzi, è una cosa bruttissima. Mi ha scosso molto questa storia, mi ha scosso molto, mi ha fatto riflettere. Però ragazzi, mi ha portato comunque alla conclusione che ormai il mondo sta andando veramente a cagare in una maniera incredibile, cioè cose del Medioevo, ragazzi, veramente, cioè neanche nel Medioevo succedono queste cose, ragazzi, veramente, neanche nel Medioevo, punto. Allora, Vale, più che l'Italia razzista, noi siamo razzisti verso chi sbaglia, non verso chi ha un diverso colore di pelle, esattamente. Un'etnia diversa o una religione diversa? Ho dei vicini di un'altra nazionalità, ma sono due vicini bellissimi. Fossero tutti così, li accoglierei tutti. Sì, il problema, ragazzi, è appunto questo. Che tanta gente viene nel nostro paese e non rispetta le regole. Cioè, viene qua. Cioè, ragazzi, per farvi capire, quello lì che, non so se avete visto sui giornali, c'è stato uno immigrato che in mezzo alla strada, di mattina in mezzo alla strada, stava arrostendo un gatto, stava mangiando. Cioè, qui da noi c'è il gatto è un animale domestico, insieme al cane, comunque è un animale. Sì, probabilmente quel gatto sta stato anche di qualcuno. Anche se è selvaggio, ti sente, cioè è sempre un animale, comunque. Sì, è un animale che comunque conta nella nostra società perché è domestico alla fine. Tu dico di quello là che lo mangia in mezzo alla strada per fuoco, cioè, in mezzo alla strada, proprio un marciapiede in mezzo alla strada. Cioè, ragazzi, quello l'avrei preso e l'avrei rimandato da dove è arrivato, ragazzi. Anzi, in galera. Non so se poi l'hanno arrestato o no, spero ovviamente di sì, perché se veramente, se no... Volevo dire una cosa, non voglio dire niente, perché sennò... So che queste persone meriterebbero il peggio del peggio del peggio, però ragazzi, diciamo, ci sono dei buoni... Ma questi erano dove? Esatto. In Sardegna, tipo, sì. Sì, in Sardegna era Vale, mi ricordo. Sì, comunque è successo veramente, tipo... Di va? Ah, comunque non esiste. Non esiste. E nulla, ragazzi. Sono cose che comunque al giorno d'oggi tu le vedi e dici, minchia, ma dove viviamo? Siamo nel Medioevo. E poi mi fanno ridere la gente che dice siamo venuti qua per la guerra, poi in realtà mi vede la guerra nel loro paese non c'era. Perché siamo venuti qua per fare la guerra? Vabbè, qua entriamo in discorsi che non mi competo, sinceramente non voglio toccare. E comunque io ripeto, io non mi sento, non sono razzista, anche perché uno dei miei idoli più grandi, Michael Jackson, lui era nero, quindi nel senso è un punto di riferimento enorme nella mia vita. Questo fa capire comunque che non sono razzista, mi piacciono anche molti artisti di colore, Neyo, Usher, quindi non sono razzista semplicemente. Neanch'io. Solo che c'è modo e modo di comportarsi e se tu vieni qua in posto dove non è casa tua e fai quello che vuoi, sì. Sei una persona libera. E vai punita per quello che fai. Ciao amore, benvenuta, c'è Angie.
Ciao. Ciao. E quando vidi il video volevo morire, mamma mia, mi sento malissimo. Sì, è vero. Là c'è da dire che all'estero gli italiani veniamo sempre trattati male. Il razzismo è ovunque, l'importante è essere sempre corretti nei confronti del prossimo. Portare rispetto. Sì, Brian, è vero, ti contraddico solo, ad esempio, in Svizzera. Io sono stato in Svizzera da Angie, e lì ho visto che comunque gli italiani che sono immigrati in Svizzera per lavorare sono molto rispettati perché gli italiani là si fanno un culo così e lavorano bene. Quindi gli svizzeri, comunque anche alcuni tedeschi che sono lì, rispettano gli italiani perché lavorano e si fanno un culo così, ragazzi. Non è che gli italiani in Svizzera a lavorare facciamo quel cazzo che vogliamo, cioè là ci sono delle regole, tipo là se butti la sigaretta per terra ti fanno una multa. Cioè, è giusto, perché se c'è quella regola, ragazzi, non devi farla. L'italiano va là e non lo fa. Invece vengono là loro, vengono qua, ci mangiano i gatti, stanno là, vabbè, non voglio dire queste parole perché ragazzi c'è Twitch, poi insomma, recano violenze alle donne. Sì, no, mi dissocio Twitch, mi dissocio, però comunque sto parlando tranquillamente, non sto dicendo niente di... stiamo discutendo. Sì. Poi che altro, più che altro io penso che ovunque si vada bisogna rispettare le regole che trovi, altrimenti... altrimenti state a casa tua. Esattamente, vale, esattamente. Cioè, se tu vai in un posto, cioè a me non mi verrebbe mai di vado in Giappone, perché io prima o poi vorrei andare in Giappone, non so, vado a Osaka, vado a Tokyo, vado là e vado là da un giapponese, vado bello zio, a posto, cioè non è che ragazzi, cioè nel senso, al massimo vado là, nel senso, buongiorno, cioè ragazzi, capite cosa voglio dire? Invece, raga, io davvero ho visto degli youtuber, ragazzi, veramente li volevo prendere a sberle. Logan Paul! No, guarda, non dire nomi! Non dire nomi, dissociati! Dissociati, ok. Comunque non era quello. Ho visto due youtuber che sono andati in Giappone. E zitto, non dire niente. Sono stati a dire niente. li volevo prendere a sberle. Veramente. Perché comunque il Giappone ha una cultura molto... A me piace. Anche a me non mi fa impazzire, cioè, infatti ragazzi, se non ero italiano, io da piccolo dicevo sempre, volevo essere americano, ma io adesso dico che se non ero italiano, volevo essere giapponese, perché era una cultura bellissima. Tu ti vedevi questi due deficienti, veramente, sono deficienti, che andavano là in giro in mezzo alla strada, facevano... ragazzi, poi ci fanno fare le figure di merda a noi, a noi italiani, che comunque in Giappone li rispettano anche lì molto gli italiani, piacciamo, e ci sono anche tanti giapponesi con le felpe italiane, quindi... prendevano per il culo i giapponesi che erano lì, cioè andavano a scureggiare, dicevano ragazzi, ma che cazzo c'è, vale? Da prendere a sberle, veramente li volevo prendere a saccagnate qua dietro, passatemi il termine, perché non si fa, ragazzi, non si fa. Però poi si lamentano, però poi si lamentano quando loro vengono da me, quindi non è manco un po', non è manco giusto. I giapponesi no, i giapponesi. Non è manco giusto, pare che in Italia i giapponesi non li vedi. Pochi, no, con cinesi, quindi non sono giapponesi. Allora, comunque, non mi stiamo aprendo tutti i discorsi. Se ti tira la mano, poi non ti lamentare. Per fortuna non li ho mai visti. No? Ma a cosa ti riferisci, Vale? A sti due imbecilli? Sì, veramente, ragazzi, a prendere la sberla. Non è una sberla, veramente una mancanza di rispetto, una mancanza di tatto e di rispetto che per sangue. Che non è. Sì. Da schifo. Quelli del video, sì, ok. Sì. A sberle, sì. Direi vale che il termine giusto è prendere a sberle. Davvero. E nulla, ragazzi, quanto siamo? Quasi un'oretta. Arriviamo un'oretta, poi chiudiamo. Ragazzi, siamo partiti dal bullismo, siamo arrivati a comunque situazioni di cronaca nera di oggi, e comunque sempre collegate, perché comunque Willy è comunque una questione anche di bullismo, anche perché comunque prendersi un ragazzo più piccolo e arrivava a ucciderlo di botte. No. Jerry, raccontaci qualcosa
tu di significativo, dai, attuale. Ma sei fregato, sì. In che senso, chiede Vale? In senso significativo. Ma lui è molto timido, vuol dire, no? Io sì. Dai, qua a fare il timido. No, più che altro sono contento perché lui non l'ha, cioè, non le ha mai vissute queste cose brutte. No, spero. Cioè, non l'hanno mai pestato, non l'hanno mai. Per fortuna no, ragazzi. Io sono contento, meno male. Qualcosa che per te abbia un messaggio profondo da lasciare al mondo. Cioè, tu cosa vorresti dire al mondo in questo momento? Se ti stessero ascoltando il mondo, no? E tu sai di queste cose che sono successe. Cosa che vorresti dire? Per infondere magari speranza, non lo so. Mi si può dire, cioè, a me... A parole tue. Sì, cioè... L'importante è che, cioè, non vai in quella brutta strada lì, che vai a ucciderti. Non entri in quei giri cattivi. Sì, non entri in quei giri lì. Cioè, quindi tu vuoi dire siete voi stessi? Sì. E non vergognatevi di essere voi stessi, di quello che siete. Cioè, tipo, questo? Sì. Bel messaggio. Anch'io prima, quando andavo in giro, che ne so, qua, c'erano le persone che mi guardavano male. Che io ero un po' timido. Invece adesso, anzi, mi sento che, cioè, non è che mi vergogno, anzi, se io, tipo, che ne so, faccio un esempio, un ragazzo va, che ne so, con i capelli rosa, pink. Ok, che tra l'altro volevi farti pure tu, diciamolo, lui si voleva fare i capelli fenicotto, color fenicotto. Vabbè, così un giorno si è svegliato, mamma, voglio farmi i capelli rosa. Vabbè, ok. Vabbè, insomma. Comunque, come dire, che uno passa, cioè il primo giorno che si è fatti è un po' timido. Invece il secondo giorno dice che se ne frega. A me piace così non deve piacere agli altri. Quindi te. Vai, cioè... Sì, se prendi questa consapevolezza, sì. Ti aiuta, diciamo così, vero, giusto. Brian chiede, Jerry, c'è stata qualche situazione bullismo quest'estate al lago? Poi, aspetta, sincero, onestamente, ti dice. Onestamente? Cioè, dove sei andato in vacanza tu? Ci sono state situazioni di bullismo? Ti dice di essere, ovviamente, ragazzi... Come dice Brian nel suo canale, siamo sempre onesti, sinceri. Mai? Zero. Non male allora, dai. Vale, Jerry, bravo, tu devi essere te stesso e fare vestirti come vuoi. La gente tanto avrà sempre da dire. Voltiamo tutti per l'unicità. Esatto, Vale, esattamente. Questo è un bel messaggio. Dare. Infatti è anche tra l'altro il mio motto su Facebook, perché mi ha su Facebook, io sono sul mio profilo privato, ho scritto appunto siate sempre voi stessi, non è male distinguersi dalla massa, non è una genere. E è un po' il mio motto di vita, perché anch'io sono stato sempre, vi faccio un esempio, ai miei tempi alle superiori andava di moda portare i pantaloni, si dava le mutande quasi, no? Cioè tipo giù. Ti si dà il culo, ti si dà le mutande, talmente c'avevi i pantaloni giù. Andava di moda così. Allora, se tu non portavi i pantaloni così, ti prendeva il culo. Perché infatti portavo sempre i pantaloni a vita alta. Cioè, ragazzi, ma anche adesso, nel senso, io vedete, li porto molto alti i pantaloni perché sono più comodo. Quindi... Ah, sì, tipo... Sì. Ho capito, quelli così. No, fa vedere, giù! Sì, così, sì, si vedo alcuni, anche tipo Ibis. Anche adesso? Ibis, così. Lo fanno ancora? Sì, quindi. Lo fanno ancora. Che moda di merda, comunque. Tipo i jeans, quelli strappati. Sì, che ce l'hanno giù. Sì. Se li tengono fino a... Si fanno prima gli soldini. Sì, quelli soldini. Vabbè, comunque. E poi si mettono i cosini là qua. Sì. Che poi però che li mettono anche le cinture.
però si ritengono giù così, cioè proprio una scomodità incredibile. E sono sempre stato un tipo che comunque mi portavo, cioè, normali, mi portavo normali. Sono sempre stato un tipo molto da tuta io, ragazzi, ma raramente mettevo i jeans a scuola, anche adesso, cioè, nel senso, io sono sempre pantaloncini tuta, perché sono comodo, ragazzi, mi sento molto libero nei movimenti, invece i jeans a volte... Quindi niente, ero sempre me stesso, e ho fatto bene, ragazzi, cioè, mi vado fiero di questa cosa, mi sono sempre vestito come volevo, e basta, cioè, nessuno mi va a chiedere di dire, sfigato, ti veste così, vai andata a lavorare, vabbè, tutto posto, non niente. Ovviamente cose stupide, c'era una ragazzi. Scuola che mi prendeva in giro e che avevo la maglietta di Bob Marley. Quale? Quella che mi ha regalato la felpa, quella gialla. Ah, ok. Tutto colorato. Sì, sì, sì. Mi prendeva in giro e tutti... Non è Bob Marley quello? Sì, vabbè, sembra un cioè, Bob. Frank... No, come si chiamava? Frankie Garage, lì. Sì. Era bellissimo la felpa, cosa voleva? Infatti, mi ha detto, ma cosa vuoi? Zitto, era bellissimo quella felpa. Quello dice... Ah, sì, era una delle felpe più alla moda che avevo, perché era tipo gialla con tutto il cappuccio multicolor, era fighissima. Quando passavo tipo davanti a ragazzi tipo più grandi di me, non mi dicevo niente, dicevo, schere. Sì, diciamo che comunque... Anche sul fatto appunto delle ragazze, ragazzi, cioè se tu non eri alla moda, le ragazze non ti si inculavano, infatti io ero sempre nelle ragazze. Mai stato fidanzato alle superiori, in questi mai, in questi mai tempi, anche dopo un po', allora, mai. In questi tempi... Ero cioè, sfigato per me. In questi tempi si vedevano tipo ragazzi che, non so, che ragazzi che si vestivano Versace, Dolce & Gabbana, Off-White, poi... Poi come si dice, Louis Vuitton, H&M, Louis Vuitton, per farci vedere che erano i soldi. Sì, sì, sì. Tanto ragazzi, vi state notando, io ho un problema all'unghia in questo periodo, da 2 mesi. Vi siete notati che mi sto asciugando i piedi perché avevo i piedi nella bacinella, con la medicina. E sì, comunque, una vergogna. Cioè, che poi io mi sono visto, cioè nel senso, io ho ancora i video nel canale vecchio. No, ragazzi del pranzo di quel periodo lì, quindi mi sono visto e non ero un brutto ragazzo, anzi, infatti ragazzi Angie mi sempre mi dice mi chiama quel periodo eri figo, però nonostante questo ragazzi loro perché ero sempre me stesso, mi consideravano sfidato nonostante ero carino, ero un tipetto, ragazzi non mi si incuravano le ragazze, ma neanche se le pagavo 1000 euro ero sfigato della classe e niente, basta. Questa ragazzi è ignoranza, questo è brutto, Perché comunque una persona, a parte che l'aspetto fisico non è tutto, chiaro, se ti piace una persona guardi anche l'aspetto fisico, per carità di Dio. Però comunque una persona anche a livello d'amicizia ti può dare tanto, anche se non è bella a livello d'aspetto fisico. Magari ha un'anima molto particolare che ti può offrire tanto. E... Anche un mio amico che diciamo. Non so se lo conosci. No. Quello amico che voleva uscire con noi. Ok, sì. Ecco. Però lì, diciamo, è un bravissimo ragazzo, è un bravissimo amico. Mm-hmm. Però è sempre... è solo. È sempre solo. Cioè, non è che è sempre solo. Non viene considerato. Non viene considerato da alcuni. Infatti, tipo, non ne so, lui sta sempre con me, viene a fare palestra con me, mi accompagna sempre in palestra, è così, sempre disponibile, è bravissimo con tutti. Vedi, ma dipende pure, ma è una mentalità marcia questa ragazza. Non dipende dall'aspetto fisico, ma dipende anche dal comportamento e dal... Da che persona è, se ti infama o no. Ma infatti ragazzi, cioè una persona, io conosco tante persone che comunque a livello di umanità, a livello di anima proprio, ti danno tanto e cioè tu ti, per dirvi, no? Una cosa anche, tu vai là, dici, oh, vieni, cioè, ti sfoghi
E non è gente che va a spifferare tu, cioè a spifferare tutto in giro. Ti potevi fidare, potevi confidare. E non erano popolari, erano ragazzi comunque che venivano presi in giro perché erano timidi, perché. Però sotto sotto comunque tu gli dai una possibilità. Cioè, se ci parli capisci che sono belle persone, ti puoi fidare e tutto. Infatti io. Cioè. Io invece con quell'amico là che ti ho detto e un altro che abbiamo fatto tipo. Ragazzi, mi sto mettendo una medicina, eh. Abbiamo fatto tipo, penso. Un gruppetto in tre. Infatti andiamo anche in scuola insieme, in classe insieme. E diciamo che. Cioè prima con quell'altro, che era un nostro amico, sempre, però non è che ci sta tanto con noi. Ci stava alcune volte con alcuni, alcune volte con noi, alcune volte con lui. Adesso invece sta sempre con noi. Invece adesso sta con noi. Okay. Sono bravissimi. È giusto così. Ragazzi, è sbagliato escludere una persona solo perché secondo te è brutta. Comunque, ragazzi, la bellezza non è tutto. No, eh? Cioè, se vi basate solo sulla bellezza, siete messi male. A me fanno ridere anche quelle persone che dicono, sono figo. Sì. Ragazzi, ma la giovinezza non è tutta la vita. Invecchiate anche voi. Tenete la mente questo. E forse stai guardando anche l'aglio. Comunque forse. Ragazzi, è di tanto pubblicità qua, i dori, qua i biscotti. Niente pubblicità! Vabbè, dai, ci è ribaltato oltre. Niente pubblicità occulta. Bella questa canzone, ragazzi, mi becco il copyright ma non me ne frega niente. Ragazzi, vi saluto con questa canzone. Adesso ve la faccio sentire. Fermi un attimo. Questa canzone a me mi ha aiutato molto in questo periodo perché poi ovviamente una cosa che non ho detto sul bullismo, che poi entra in gioco anche la depressione di una persona, entra in gioco cose veramente brutte. Ragazzi, la depressione è praticamente una malattia. Io un po' ne ho sofferto, non ai livelli di andare allo psicologo, perché comunque, però comunque un po' di depressione quando vedevo queste cose me le prendevo. Poi era lì proprio il che mi accarezzava la depressione, cioè sono qui, capito? Quindi è brutto, se sei depresso è veramente brutto, poi ragazzi se è proprio tanto depresso è veramente è pericoloso, è veramente una brutta bestia. Io adesso vi lascio, chiudo la live con questa musica. Il ritmo, ascoltatela, chiudete gli occhi e liberate la mente. Magari anche persone che mi stanno guardando che comunque soffrono di bullismo. Rilassatevi. E niente. Thank you.
Ragazzi, grazie per essere stati qua. Sono qua l'Alex, la Jax, bacio. Ecco, sono un'altra. And baby, I'll see you.